L'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza incontrerà domani i rappresentanti sindacali regionali di categoria per un primo confronto sul piano di riordino sanitario regionale in vista della sua approvazione e attuazione. I sindacalisti porteranno all'attenzione dell'assessore le osservazioni alla bozza del piano e metteranno in evidenza le criticità contenute nella prima stesura. Sono numerosi i rilievi che sono stati segnalati dagli amministratori locali e dagli stessi sindacalisti. Per quanto riguarda il territorio ibleo, si registra una situazione quasi paradossale per l'ospedale maggiore di Modica, classificato come ospedale di primo livello, ma che, nei fatti, rischia di essere depotenziato addirittura nel pronto soccorso, ospitato da un paio di mesi nei nuovi locali e diventato il più moderno e attrezzato reparto di prima emergenza del territorio ibleo. Nella bozza del piano sanitario regionale, però, il pronto soccorso modicano con gli 8 posti di osservazione breve non è stato inserito, come invece è avvenuto per Ragusa e Vittoria. Una incongruenza che fa a pugni con la logica e soprattutto con il bacino di utenza dell'ospedale maggiore. Si rischia, insomma, di avere un pronto soccorso nuovo e razionale, ma fantasma nel piano sanitario regionale. Una situazione paradossale che qualcuno, magari il rappresentante politico del territorio, dovrebbe provvedere a sanare.